stava riprendendo alcuni artificieri palestinesi che disinnescavano un missile inesploso a Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. Era il suo lavoro, quello di un videoreporter che deve raccontare la guerra. L'ordigno però è scoppiato, lui è stato ucciso assieme ad altre 5 persone, altre 4 sono rimaste ferite, questo è il loro arrivo in ospedale. Simone Camilli aveva 35 anni ed è morto in uno dei pochi giorni di tregua nella guerra israelo-palestinese. Si trovava a Gaza per l'agenzia americana Associated Press. Nonostante la giovane età, era un veterano del Medio Oriente, aveva seguito i conflitti in Palestina, in Turchia, in Libano, per quello che non è un lavoro che capita, è un lavoro che si sceglie. Questa foto è stata scattata il 1° luglio scorso, telecamera in mano, Simone Camilli assieme a un gruppo di peshmerga curdi impegnati ad arginare l'avanzata dei miliziani dello Stato Islamico nel nord dell'Iraq. Simone lascia una compagna e una figlia di appena 3 anni, l'ultimo contatto con i genitori lo aveva avuto qualche giorno fa. Partiamo stasera e domani ce lo riportiamo a casa. Che vi devo dire? Che sono fiero di mio figlio che faceva un mestiere che c'ha da sempre nel sangue. Ha girato il mondo in tutti i posti più pericolosi. Ci ho parlato l'altro giorno, ho detto di stare attento. E tu stai attento, sei attento. E lui mi ha detto, ma no, che è tutto tranquillo, non ti preoccupare. La morte di Simone Camilli è una tragedia per la famiglia e per il nostro paese, ha detto il ministro degli esteri Federica Mogherini. Intanto al Cairo i negoziatori israeliani e palestinesi sono al lavoro per trasformare la tregua che scade a mezzanotte in un cessate il fuoco più duraturo. Gli israeliani vogliono garanzie sulla sicurezza, i palestinesi chiedono di allentare l'embargo su Gaza. Mancano poche ore e l'intesa è ancora lontana.